Dal campo sportivo Riccardo Garrone di Bogliasco in Genova, ben ritrovati i vecchi cuori rossoneri all'ascolto e in visione da parte di Luca Brivio. È tutto pronto per il fischio d'inizio della seconda giornata della Serie A femminile. Benvenuti e buon divertimento, questa è Sampdoria Milan. Mentre scorrono le immagini dunque del riscaldamento delle due squadre, un saluto e assolutamente un appuntamento importante che si ripete quest'oggi su Milan TV, un appuntamento con la Serie A femminile e con una squadra come la Samp che è tutta da scoprire, perché è una squadra che praticamente appena nata è al suo debutto in questo campionato, o meglio il debutto l'ha fatto settimana scorsa contro la Lazio. Vedete i due allenatori e anche il nostro mister Ganz pronto nel prepartita a vivere un'altra partita importante, un altro match significativo come quello che oggi metterà di fronte rossonere con le blu cerchiate. Abbiamo visto anche il presidente della Samp Ferrero in tribuna poco prima del fischio d'inizio. Sta per arrivare chiaramente, come stanno per arrivare le formazioni, ma è un prepartita tutto da vivere, bello, con un bel sole ad illuminare il campo del centro sportivo della Samp e con una squadra che, dicevamo, ha appena ereditato il titolo sportivo dalla Florenzia San Gimignano, una squadra che ha vinto al debutto contro la Lazio settimana scorsa per 2-1, una squadra che ha anche qualche ex conoscenza del Milan, qualche ex nerazzurra, quindi aria di derby anche in quel di Genova, ma una squadra che andiamo a scoprire insieme con le formazioni, partendo però chiaramente dal nostro Milan. Giuliani tra i pali, Codina, Agar e Fusetti è il tris difensivo di mister Ganz, con Bergamaschi, Gianni, Adami e Tuccieri Cimini a centrocampo, Vero Bochete come al solito in posizione di regista avanzato di numero 10 di trequartista, Lindsay Tomà sulla fascia e Giacinti punta centrale. Questo è il 3-4-2-1, per dirla in numeri, di mister Ganz. Mister Cincotta invece, ex Fiorentina, appunto da quest'anno sulla panchina della Samp, schiera così il suo 11 con Bab tra i pali, Giordano, Auvinen, Pisani e Novellino in difesa, Fallico, Re e Rincon a centrocampo, Martinez e Seguir sono le ali ai fianchi di Tarenzi che è il capitano, quindi punta centrale, così come capitano è la nostra punta centrale Giacinti. Entrano sul terreno di gioco gli arbitri, è il signor Niccolò Turani di Firenze il fischietto di questo match, con Lencioni e Castro i due assistenti. Dicevamo di una partita che ci incuriosisce sicuramente, perché la Samp è al suo debutto come annata in questo campionato femminile, e dicevamo anche della Lazio che ha sfidato settimana scorsa, Lazio e Pomigliano, per completare un po' il quadro, sono le due neopromosse della scorsa Serie B. Però è una partita non agevole sulla carta, quella contro una squadra che dovendo fare praticamente una rosa da zero, perché appunto era debuttante, ha messo insieme delle calciatrici giovani, alcune più esperte, ma sicuramente una rosa interessante, così come quella del nostro Milan che vediamo schierato ora con la maglia away, la maglia da trasferta, la maglia che ha rappresentato nella storia del Milan tanto per quanto riguarda le vittorie della prima squadra maschile, ma ora è anche per quanto riguarda le ragazze sicuramente un punto di riferimento. Qui invece la Samp, classica tenuta blu cerchiata per le ragazze di Cincotta, che si stanno schierando a metà campo, così come hanno fatto già le nostre capitanate come di consueto, da Valentina Giacinti. Impressionanti i suoi numeri, andremo a riepilogarli nel corso della partita, ma i due gol contro il Verona, la prima di campionato, Milan che ha vinto 4-0 contro le veronesi, l'hanno portata a quota 50 reti in campionato, quindi davvero statistiche sempre da migliorare, sempre un punto di riferimento in avanti per noi. Numero 9, la nostra Vale Giacinti. Dicevamo delle tante statistiche anche per quanto riguarda la Samp interessanti e assolutamente da non dimenticare, in particolare una l'abbiamo segnalata dal Opta Pack che viene fornito appunto da Opta nel prepartita anche delle gare femminili di quest'anno. Sampdoria e Milan sono le due squadre che hanno registrato la percentuale più alta di tiri nello specchio della porta nella prima giornata, quindi lo dicevamo, Samp che ha fatto addirittura meglio del Milan, 73%, Milan fermo a 65%, ma è una squadra, e è solo una pillola per farvi capire, è una squadra da non sottovalutare questa Samp, una squadra mix di giovani e giocatrici più esperte, così come Tarenzi, lei che ex Inter, come altri elementi dicevamo di questa Sampdoria, pericolo pubblico numero uno, diciamola così, è sicuramente l'attaccante centrale, quindi grande attenzione per quanto riguarda il nostro trio di difesa. Eccola qua, fra l'altro, Laura Gar, il nostro difensore centrale,
è una squadra che può metterci in difficoltà, ma sappiamo anche che il Milan, che è partito benissimo e aveva avuto anche il prologo stagionale con le due partite di Champions, non ha nulla da invidiare a nessuno in questo campionato. Ripartiamo per andare a prendere quella che è la regina delle scorse stagioni, ovvero la Juve, ma non vogliamo porci limiti, non vogliamo metterci un tetto sopra la testa in questo avvio di stagione, vogliamo guardare in alto come abbiamo fatto l'anno scorso, guardando le stelle e guardando le stelle della Champions con la qualificazione che è arrivata. Davvero quest'anno l'appetito verrà mangiando. Tutto pronto intanto per il fischio d'inizio di un match che è arrivato veramente alle battute finali per quanto riguarda il pre-partita. L'arbitro, abbiamo ricordato in precedenza, sezione di Firenze, per lui Turrani, pronto a far partire il gioco, controlla gli ultimi accorgimenti e poi sarà Sampdoria-Milan, seconda giornata di questa Serie A femminile 2021-2022, che ci terrà compagnia anche su Milan TV sicuramente fino a fine anno, con tante telecronache, tante immagini esclusive e tante dirette. Via al match con il primo possesso per la Samp, che parte dalla sua linea difensiva con il giro palla. Milan subito aggressivo, Fifi brava a centrocampo a prendere il primo pallone, poi ancora Samp con la numero 10, attenzione in particolare a lei, la migliore in campo nella prima giornata contro la Lazio, Rincon, anche lei ex Inter, gol e assist al debutto stagionale per questo numero 10, molto interessante. Ora Milan che cerca con Vale Bergamaschi di andare a intercettare questo pallone, alla meglio per un attimo Novellino, poi Fusetti, attenzione alla palla che rimane lì, ancora Fifi a gestire in mezzo al campo, un pallone non facile, apre il gioco su Tuccieri Cimini, che è l'unica modifica rispetto alla prima giornata di campionato, fuori Trighe e dentro Tuccieri Cimini, quindi cambio di fascia per Bergamaschi che quando gioca Trighe va nella fascia opposta, invece configurazione diciamo old style per quanto riguarda le fasce in questa nuova stagione, con Tuccieri, il mancino educato di Tuccieri Cimini a sinistra e Vale Bergamaschi a destra. Lo scambio fra Vale Giacinti e Bochete, che però perde palla, allora attenzione alla Samp che si proietta nuovamente in avanti, primo pallone in profondità a Gar, brava ad intercettare, ancora Fifi, il cuore del nostro centrocampo, sale Vale Bergamaschi, cambio di gioco dall'altra parte per Giacinti che controlla, palla ceduta a Tuccieri Cimini, ancora il giro palla per il nostro numero 5 che riceve nuovamente palla, si tratta ovviamente di Codina, ex Barcellona, abbiamo imparato a conoscerla in questo inizio di stagione, cross di Tuccieri Cimini che sfila sul secondo palo, niente da fare per Vale Berga, anzi Vale Giacinti in questo caso, il taglio centrale, palla che non è stata giocabile neanche per l'insito, ma qui le camere che vanno a cercare proprio il nostro capitano, punto di riferimento, lo dicevamo sempre per il Milan femminile, Vale Bergamaschi, Vale Giacinti, scusate, già la seconda volta che ho il lapsus, chissà che oggi la metta proprio Vale Berga visto che continua a nominarla. Intanto riparte la Samp dalla fascia di destra difensiva, porta avanti il pallone ma sbaglia e quindi Milan che recupera palla in zona offensiva. Abbiamo citato Rincon e Tarenzi, ex Inter, la terza ex nerazzurra, quindi derby a distanza è Auvinen, palla ora per Giuliani che sbaglia il rinvio, allora attenzione alla Samp che cerca di farsi vedere in avanti per la prima volta sulla fascia di sinistra, ancora Samp che vuole andare al cross, viene raddoppiata bene la marcatura dal Milan, ancora Bergamaschi, doppio rimpallo, però è rimessa dal fondo, bene così. Non concediamo nemmeno il calcio d'angolo, Samp che si è fatta avanti pericolosamente su un rinvio non perfetto di una delle nostre nuove acquisti di quest'anno, ovvero quella Laura Giuliani, portiere ex Juve, sicuramente ha alzato il livello per quanto Corenciova aveva fatto molto bene l'anno scorso, ma chiaramente uno step ancora in più. Palla in avanti per Vale Giacinti che va in pressing, cerca di disturbare come ha fatto prima la Samp. Ora il Milan si porta in avanti pressando alto, non passa questo pallone, c'è Fifi per Tuccieri, ancora Fifi di prima, molto bene, altro nuovo acquisto, Adami che fa girare il pallone sulla fascia di destra, poi di prima Linzi Tomà, ancora Vale Giacinti che ha provato un tiro con il destro di prima intenzione quando siamo al minuto 4, non è catalogabile come prima occasione da gol per il Milan, ma
I ragazzi di Ganz sono in avanti, sono alla ricerca del gol e del vantaggio. Mentre ora riparte la Samp, buona l'avanzata del terzino destro della squadra, Giordano, un prestito dalla Juve per lei. Elemento giovane interessante di questa Sampdoria, che ora aspetta l'impostazione del Milan. Agar per Fifi, ancora Adami, coppia di centrocampisti ormai assodata quello del Milan. Va Giuliani, rinvio per Tucceri che stoppa bene, poi Vero si libera a tre quarti, attenzione a Vero Bochete, la palla che non arriva a Giacinti, ma ancora Vero con un fallo, però trattiene per il braccio l'avversaria. Primo spunto del nostro numero 87, in realtà più numero 10 di così non ce n'è, classico trequartista, Vero Bochete. Per lei esperienze praticamente in mezzo mondo, ve l'ha raccontata e tratteggiata benissimo il nostro Francesco Specchia in più occasioni, ricordiamo solo due, Bayern Monaco, PSG, giusto per dire due squadre dove ha giocato una delle giocatrici più famose al mondo e anche più forti, Vero Bochete. Ora Bergamaschi dietro per Giuliani, che deve allontanare il pallone, attenzione perché è la seconda volta che Laura aspetta un pelino di troppo, qui il colpo di Tarenzi far finire la palla oltre la linea di fondo, ma siamo in mani assolutamente sicure con la nostra numero uno che ora si accinge al rinvio. Sono passati i primi 5 minuti di gioco, il punteggio è sempre di 0-0 al Riccardo Garrone di Bogliasco. Tucceri, stop e palla in avanti per Giacinti, la intercetta per un attimo, anzi per due volte Giordano, ancora Bochete, lotta a tre quarti, poi la Samp, ma c'è sempre Bochete, Fifi, Adami, palla che rimane lì, ancora Fifi. Milan che ha spostato decisamente il baricentro in avanti dopo l'avvio del match. Tucceri prova l'imbucata proprio per Fifi, ma c'è la Samp che la mette in rimessa laterale. Applaude Cincotta in panchina. E poi continua a dare indicazioni alle sue ragazze. Giacinti, il cross sul secondo palo. Palla messa fuori dalla Samp che torna ad avanzare, palla al piede, ma il Milan è, vedete, messo molto bene in campo. Poi verticalizzazione direttamente in area sulla palla rubata a tre quarti. Niente da fare però. E allora è Serena Babba, abbiamo detto delle precedenti esperienze per tre ragazze della Samp all'Inter, ma ce ne sono due anche che sono nostre conoscenze, in particolare Babba, titolare oggi, portiere che fino a qualche settimana, qualche mese fa, si allenava al Vismara, quindi protagonista rossonera anche di qualche divertente intervista per quanto riguarda appunto il nostro canale. La ricordo tra le più spigliate per quanto riguarda appunto la scorsa stagione di interviste andate in onda su Milan TV. E poi in panchina c'è anche Spinelli, difensore centrale, che è passata in estate alla Samp. Due cerchiate che ora avanzano a tre quarti, dribbling in zona centrale, ma c'è sempre Vero Bochete che recupera, poi Agar avanza con Tucceri, fascia di sinistra per il Milan, ha pensato ad un passaggio lungo, poi tornate indietro ancora, da allora Agar, ancora Giuliani, lascia il pallone a Codina, poi Tucceri per Giacinti, ancora Tucceri, Milan che rimane lì, rimane sulla fascia di sinistra, il nostro numero 27 va a cercare la collaborazione di Giuliani anche per stanare un po' una Samp che è praticamente tutta nella sua metà campo o quasi. Squadra per ora molto solida. Bochete, zona centrale, controlla, pressing subito, immediato della numero 40 Fallico, però si libera bene il Milan. Il cross dove c'è Giacinti che quasi in mezza rovesciata va a impegnare Bab per la prima parata di questo match, minuto numero 8, dunque iniziamo a arricchire il nostro tabellino con la prima occasione per il Milan. La volée di Giacinti, la girata sul secondo palo con la parata di Bab, che ora va a rinvio con il sinistro, palla lunghissima, Tarenzi non la tiene, c'è Tucceri. Rinvio
subito di Giuliani, bello lo stop di Bochete che poi protegge palla, cerca di andarsene, trattenuta da Faldico che vuole a tutti i costi essere ammonita ma non ce la fa. L'arbitro la richiama soltanto perché sono i primi minuti di gioco, in effetti qui primi o ultimi minuti era comunque un fallo da ammonizione per la trattenuta prolungata. Anche un po' di preoccupazione per Vero che forse ha messo male la spalla in caduta, vediamo anche le immagini, eh sì, ha messo male spalla e gomito, speriamo che non sia nulla di che. Per Vero Bochete fallo chiaramente da ammonizione, capisco che nei primi minuti si voglia soprassedere, ma quando uno tenta in tutti i modi di essere ammonito bisogna anche accontentarlo. Palla in profondità per il colpo di testa ancora di Bochete che perlomeno si è ripresa molto bene. Pallone che finisce tra i piedi di Bab, poi riparte dal centro della difesa la Samp. Ruba palla bene il Milan, Linzi Tomà, limite dell'area, Bochete, il dribbling, ancora Bochete sulla destra, il cross di prima intenzione, bello sul secondo palo dove c'è Giacinti che però non riesce a prenderla in tempo e la palla che è sfilata in rimessa dal fondo. Samp che ripartirà al minuto numero 10 che scade in questo momento sullo 0-0. A Bogliasco tra Samp e Milan. La palla in zona centrale, ancora Milan però che la ruba bene. Samp in difficoltà nella ripartenza, vedete che ora non riesce mai a uscire dalla sua tre quarti difensiva. C'è Tucceri sul pallone. Tanti palloni toccati in questo avvio di match per il nostro Mancino. Mancino più educato della rosa del Milan, Tucceri Cimini. Giuliani, attenzione a questa palla che rimbalza. Disimpegna bene sulla fascia di destra. Dove c'è Fusetti in avanti per Tomà che perde palla, ancora Tomà alla riconquista, poi può giocarla con Adami. Però attenzione che a centrocampo la Samp, vedete, è molto tignosa, va a lottare su ogni palla, quindi l'imbucata era buona come idea per Valeberga. Ancora Samp che però cerca di orchestrare una ripartenza, fa molta fatica a creare gioco la squadra di Cincotta, però impedisce per ora anche al Milan di creare grandi occasioni. Qui buono movimento della numero 10 Rincon che cambia lato, dall'altra parte c'è Giordano, palla di prima in profondità di Tarenzi ancora per Giordano, azione orchestrata dalla Samp sulla fascia di destra, c'è Codina vicino, va lei a chiudere Fallico che si libero, cerca di farlo per il cross, ancora Giordano, sempre Codina su di lei, bravissima, nostro numero 5, ruba palla, poi messa fuori direttamente da Tucceri. Riprende fiato la Samp che resta però nella metà campo del Milan dopo un avvio di leggera sofferenza. Milan che si è fatto in avanti, si è fatto vedere in avanti con più continuità, ma non è riuscito per ora a impegnare Bab se non per l'unico tiro in porta finora, quello del minuto numero 8 con Giacinti. Milan che lotta ancora, palla che rimane in campo, allora Giordano, zona centrale, sempre Rincon sul pallone, verticalizzazione per un cross messo in calcio d'angolo dalla difesa del Milan con Codina. Era stata Martinez, Ana Martinez, anche lei in gol al debutto come Rincon nel 2-1 già citato contro la Lazio. Agisce sull'esterno destro d'attacco Ana Martinez, guatemalteca. Curiosità, informazione anche con diverse straniere. Palla lunga sul secondo palo, il colpo di testa alto della Samp, non la cataloghiamo tra le occasioni da gol, è però il primo tentativo delle nostre avversarie, questo colpo di testa della numero 21, Re, centrale di centrocampo, abbiamo visto spesso viene anche tra i due centrali della difesa a 4 per giocare. Cecilia Re, la palla che è finita intanto nella rete dove Laura non riusciva a prenderla, dunque si è dovuto aspettare un nuovo pallone, ora riconsegnato al nostro portiere che riparte dalla nostra area di rigore. Fusetti ancora per Laura Giuliani, avanza Codina per Fifi, c'è larga e riceve Tucceri Cimini che può puntare, può andare Tucceri,
lo scavino quasi a cercare il taglio di Lindsay Thomas. Grande velocità per lei, non ha avuto modo di azionarla in questo avvio, così come l'altra nostra grande velocista Vale Bergamaschi, perché la Samp, lo dicevamo, è molto stretta come maglie, molto raccolta, molto corta sul campo in questo avvio, non concede spazio per quanto riguarda soprattutto la corsia di destra, dove di solito possiamo fare molto male ai nostri avversari, con appunto Bergamaschi e Thomas. E Samp che, sfruttando un rimpallo, ora si presenta anche in zona d'attacco. Vedete Tarenzi, spesso cercata dalle telecamere, punto di riferimento avanzato della squadra, che ora fa salire anche Novellino sulla fascia di sinistra per la rimessa in gioco con le mani. Siamo sul lato corto dell'area di rigore, Adami lotta ancora Novellino alla riconquista del pallone, poi il cross messo fuori da Codina, che alza il campanile, il fallo su Giacinti, che poi se la prende un po' per l'intervento veramente rude dell'avversaria. Ci sono un po' di grida anche per spiegarsi con l'avversario. Si trattava del numero 23 Pisani. Milan che è già sulla fascia di destra con Vale Berga, punta Bergamaschi, punta, entra in area di rigore, il cross centrale, ci mette la testa ma non ci arriva, vero Bocchete, palla che rimane lì, Fifi controlla, poi cerca di spedirla in area, nuovamente di testa al Milan che non vuole arretrare, Lindsay Thomas, ancora Fifi per Giacinti. Samp che, guardate con quanti elementi è in pochi metri di campo, infatti riconquista palla, ora Fallico si rivolge sulla sua destra per Giordano, pressata da due ragazzi in maglia bianca, in particolare Tucceri e Giacinti, gli mettono palla fuori per la rimessa laterale quando siamo già al quarto d'ora di gioco. È volato via il primo quarto d'ora di Sampdoria-Milan, seconda giornata di questo nuovo campionato di Serie A femminile. Ritmi anche abbastanza bassi per quanto riguarda la ripresa del gioco. Non ha fretta la Samp di ripartire. Pisani, con tutta la calma del mondo, si allaccia agli scarpini. Dopo il duello rusticano di prima con Vale Giacinti. E infatti le telecamere alternano le due riprese. Marcatura abbastanza dura per ora, quella del centrale difensivo della Samp. Sul nostro centravanti, Tucceri tiene palla, il fallo su di lei non ravvisato. Allora la sporca in rimessa laterale sul rinvio di Fallico. E può salire ancora una volta Giordano. Si è giocato decisamente più su questa corsia rispetto all'altra, nominato più volte sia Giordano che Tucceri. Ora riparte Giacinti che tiene palla, protegge bene palla, Vale subisce fallo. E c'è adesso il giallo, sicuramente meno giallo del precedente, ma ci poteva stare per Giordano. Era decisamente più da ammonizione l'intervento che abbiamo commentato qualche minuto fa. Fatto sta che arriva il primo provvedimento dell'arbitro in questo match. Si lamentava Vale, infatti è stata accontentata dall'arbitro giustamente per il fallo prolungato. E ora c'è Laura Gar sul pallone, il nostro numero 36, il nostro centrale difensivo che abbiamo imparato a conoscere anche come tiratrice scelta delle punizioni. Andrà una traiettoria verso il centro dell'area, tanti gli elementi che sgomitano e si fanno vedere da una parte e dall'altra, in mezzo all'area di rigore almeno sei maglie bianche, anzi sette per quanto riguarda il Milan, che si riversa nell'area di rigore della Samp. Minuto 18 in corso, Laura Gar pronta con il destro, c'è anche Vero Bocchete in mezzo. Va la traiettoria sul secondo palo, è molto buona, la mette fuori però la Samp, che può ripartire con Rincon, dove non c'è nessuno, anzi dove c'è il nostro portiere. Laura Giuliani che cede alla compagna, ora Lindsay Thomas per Bergamaschi, palla sul fondo, può andare al cross, bello sul secondo palo. Ancora una volta Samp che arriva prima del Milan di testa, poi Tucceri, bravissima nel rubare palla. Adami per Agar, che è rimasta in avanti, va a scodellare sul secondo palo. Samp di testa quasi insuperabile per ora, sta difendendo bene la sua area piccola. C'è Tarenzi in possesso palla, fa salire le compagne, arriva Novellino che serve Rincon, inciampa dopo un tentativo di dribbling, la palla che finisce proprio, anzi un rimpallo era sul numero 13 Seguir. Secondo l'arbitro non è suo l'ultimo tocco, però, bensì del
giocatore del, anzi della giocatrice del Milan. Per quanto riguarda la Samp, tra l'altro è esattamente la stessa formazione schierata da Mister Cincotta nella prima partita, quindi evidentemente, pur essendo squadra nuova, ha già trovato la quadratura giusta questa Samp, che ora punta con Tarenzi. Attenzione al disimpegno del Milan in due tempi, Codina, poi il rinvio, ancora Giordano che va a calciare con il destro, nulla di fatto, non c'è deviazione. Calcio di rinvio per Laura Giuliani, ogni tanto cerca di alleggerire la pressione la Samp con qualche azione estemporanea, un colpo di testa in precedenza, qui un tiro fuori, assolutamente nulla di preoccupante per il Milan, che però al minuto 20 non è ancora riuscito a sbloccare una partita che, ve lo dicevamo, è abbastanza collosa. Ci vuole la giocata, ci vuole la velocità da attivare di Tomà, ci vuole la tecnica di Vero Bochete e l'opportunismo di Giacinti. Queste le armi che schiera in avanti il Milan di Ganz, che ora proprio con Tomà fa salire Bergamaschi, porta palla a Vale, allunga la corsa, ancora Vale Bergamaschi, fermata però senza fallo da Novellino. Rincon, la Veronica, poi cerca di partire, buona la tecnica. Sia Rincon che Seguir hanno buona tecnica individuale, si alternano in quella zona di campo. Seguir sarebbe l'ala sinistra, ma viene molto spesso a giocare in zona quasi da centrocampista. Fifi per Tomà, tra le linee, cerca di indietreggiare qualche passo rispetto a quello che sarebbe la sua posizione, appunto per trovare un pochino più di spazio. Lindsay Tomà si passa da Codina ora, difensore classe 2000, che si fa restituire palla da Giuliani, poi va con il destro a cercare bene Bochete, che voleva, nelle intenzioni di servire di prima, di testa, la compagna. Qui si lamenta per il fuorigioco, che secondo lei non c'era. Abbiamo sentito un fischio, evidentemente offside per quanto riguarda la terna arbitrale, e infatti la Samp riparte con questo calcio di punizione davanti all'area di rigore. Viene a prenderla, ma si allontana poi il numero 40, Fallico, palla in avanti dove c'è il controllo di Tarenzi. Attenzione a Tucceri, va via Tarenzi, 27 contro 27, si sovrappone Fallico, poi ancora il centravanti della Samp che perde un po' di tempo, si inserisce nell'azione anche Rincon, cerca di tenerla, buono il gioco di gambe e la palla che viene messa in rimessa laterale da Adami. Sempre Giordano sul pallone, anticipo di Codina molto buono, poi palla per Tomà, cerca di girarsi e partire ma è molto difficile. Novellino accorcia la marcatura, ruba palla, poi spalla contro spalla, bene Tomà nella riconquista del pallone. Fusetti, Giuliani, vicino a lei c'è sempre Codina, si va però dall'altra parte per Tucceri Cimini. Difende Vale, raddoppiata la marcatura su Giacinti, però attenzione a Vero che ha spazio per andare, ancora il pallone di ritorno per Giacinti che però non può arrivarci, molto complicata questa giocata. Ancora non abbiamo trovato la necessaria fluidità, ma l'abbiamo già spiegato il perché, almeno la prima impressione è proprio quella di una squadra molto chiusa dietro che non ti lascia spazi. Milan dovrà essere bravo anche a trovare la chiave giusta da questo punto di vista. È molto presto, siamo alla metà del primo tempo, primo quarto di match che è andato in archivio sul punteggio di 0-0. E Milan che ruba palla con Fifi. Giuliani, toccato già molti palloni il nostro portiere, serve Tucceri, poi Agar, zona centrale per Bochete che viene a ricevere, bene per Tomà. Fifi ha spazio per avanzare con Vale Berga che tocca per Tomà, ancora Berga rimane larga, fascia di destra, la palla non è uscita, l'assistente era molto vicino, bene l'imbucata per Fifi, che posizione di ala ora, cross di prima sul centro d'area di rigore, Giacinti protegge palla, poi si gira il tiro e la palla che sfiora il palo, grande occasione Milan al minuto 23 e di questo parlavamo prima, con anche un colpo subito da Giacinti evidentemente che rimane a terra dolorante. Ancora lei, come in precedenza, sicuramente il singolo più pericoloso. Qui un intervento molto rischioso che in effetti poteva anche far pensare ad un calcio di rigore, perché vedete la scivolata è comunque andata al tiro molto bene.
c'è una botta alla caviglia per Giacinti, speriamo che chiaramente non si sia girata nel tentativo di andare a calciare verso lo specchio della porta. Sarebbe stato più un problema se fosse girata alla sinistra, che era la gamba di appoggio, qui è andata a concludere con il destro, quindi almeno come dinamica dell'azione è difficile che si possa trattare di distorsione. Qui Vero continua con Giacinti a chiedere l'intervento falloso ai suoi danni. Sta di fatto che Milan ha sfiorato il gol dell'1-0, questa è la più grande occasione finora. Palla che ha sfiorato il palo della porta di Bab, non ci sarebbe mai arrivata. Ho sentito dire anche cooling break in sottofondo, quindi evidentemente il caldo è ancora difficile da sopportare per questa parte di calendario, quello di fine agosto inizio settembre. C'è ancora la possibilità, e lo vedete in questo momento, di andare con un break in stile time out per andare a abbeverarsi sulle due panchine e fare anche una specie di briefing di metà primo tempo per quanto riguarda la tattica. Sicuramente lo sta facendo Cincotta, è inquadrato. Vale Giacinti ancora arrabbiata per il pestone preso, e telecamere che vanno a cercare anche il nostro mister Maurizio Ganz, che sembra abbastanza tranquillo, sembra abbastanza convinto di aver messo le ragazze sulla strada giusta per analizzare un match e farlo anche in corsa, perché davvero è una di quelle partite che bisogna girare dalla parte giusta, bisogna cercare di trovare la chiave per aprire la difesa della Samp. Ci è riuscita poco fa con un'azione individuale, a dir la verità, un pallone difeso al limite e poi scaricato verso il secondo palo la nostra Giacinti, senza arrivare però al gol purtroppo, e dunque si rimane sul punteggio di 0-0. Tra l'altro, sempre dalle statistiche Opta del pre-match, leggiamo anche che la formazione del Milan è l'unica che non ha subito tiri nello specchio nella prima giornata di campionato, quindi il 4-0 col Verona assolutamente netto, ma anche la Samp ne ha incassati solo due di fatto. Quindi attenzione alla difesa, soprattutto di una squadra che ci è parsa molto molto concentrata in questo avvio. Poi chiaramente durante il corso del match si possono e si devono trovare le chiavi di volta per riuscire a suonare la sinfonia giusta. Vedete che continuano a parlarsi tra loro le ragazze doriane. Rincon, numero 10, spesso cercata dalle telecamere proprio perché è una degli elementi con maggior tasso anche di talento, tasso di tecnica. Riparte allora dopo il cooling break la Samp, minuto 27 in corso, 0-0 a Bogliasco. Samp che avanza sulla fascia di destra. Tarenzi, anticipata bene da Codina, questo non era fallo a mio avviso. Movimento giusto della punta, giusto del difensore, che ha avuto la meglio nell'uno contro uno. Poi Samp che riparte da fascia di destra come al solito, Giordano. Ancora Milan che ruba palla bene con il break di Vero Bocchete. Non riesce a lanciare nello spazio Tomà, e allora Adami che si attarda un po' con il pallone tra i piedi. Bene Agar in anticipo a centrocampo. Tomà, lo stop, palla allargata per l'avanzata di Fusetti, protagonista ai nostri microfoni in settimana dell'intervista nel quale ha analizzato la situazione finora, ha ripercorso un po' quella che è stata la Champions vissuta dal Milan ad agosto. Due partite importanti, significative soprattutto dal punto di vista della competitività, della maturazione di un gruppo, quelle giocate contro lo Zurigo e contro l'Hoffenheim. Attenzione ad Adami, la scivolata, prova il break Tarenzi che viene stesa, addirittura cartellino, decisamente eccessivo per questo contrasto. Agar viene iscritta sul tabellino del signor Turrani di Firenze dopo il cartellino in precedenza per Giordano. Dunque seconda ammonizione in questa prima parte di match. Ci avviamo verso la mezz'ora con la Samp che ripartirà da questo possesso palla, questa punizione poco fuori dal cerchio del centrocampo. Rincon si gira su se stessa, poi Tarenzi perde palla, attenzione a Adami, lancio profondità, Giacinti, può arrivare anche Fifi, velocissima, superiorità numerica, palla dentro per Giacinti, esce Bab, Giacinti la salta, poi il tiro e la palla presa sulla linea praticamente dalla Samp. Altra enorme occasione Milan al minuto 29, la terza occasione sempre per Giacinti che aveva saltato netto il portiere, Bab
e intervento a salvare la sua porta da parte di Novellino in diagonale, se non ho sbagliato a vedere. Grande occasione Milan. E ora meriteremmo sicuramente il vantaggio, visto quanto abbiamo creato negli ultimi minuti. Giacinti è andata ad un passo davvero dal gol del vantaggio. Milan che rimane in avanti, calcio d'angolo. La battuta di Agar, primo palo. Bab la mette con stile non perfetto sul secondo palo. Poi un paio di tiri rimpallati. Palla per il tentativo di punta di Ana Martinez, che più che altro allontana il pallone dall'area di rigore, allontana il pericolo. Samp ora in sofferenza sulle avanzate del Milan alla mezz'ora di gioco. Ancora codina per Agar, che si è fermata sul centro sinistra. Nuovamente il centrale ex Barcellona. Palla per Fusetti, che avanza, serve Tomà. Fifi di prima per Bergamaschi, che però non è andata. Allora Rincon. Ancora Vale Berga. Palla sfortunatamente carambolata sul petto di Vale e che finisce fuori. Sospiro di sollievo per le blucerchiate, dunque, sul doppia grande occasione a cavallo del cooling break di Giacinti. Prima un tiro fuori di pochissimo, poi un'imbucata di Fifi per il dribbling di Vale su Bab e poi la palla che viene salvata sulla linea dalla difesa della Samp. Ancora Vero Bocchete direttamente in verticale su Giacinti, che però stavolta ha fatto un movimento contrario, stava andando dall'altra parte. Samp, linea del centrocampo, prova il dribbling e se ne va. Molto bene Seguir, che viene trattenuta da Vale Berga. Il fallo è fischiato in posizione però più indietro rispetto a quello che avevamo visto arrivare dalla sinistra della Samp. C'è vicino al pallone anche Fifi, c'è la numero 21 Re, che si occuperà di questa battuta con il destro, verosimilmente un'occasione per la Samp di arrivare in area del Milan, cosa che è capitata raramente in questo avvio di match. C'è anche Rincon, pronta a battere il suo numero 10 sulle spalle. Telecamere che vanno già in area di rigore a individuare quelli che saranno i duelli. Rincon alza braccio, chiama uno schema, poi va molto lunga, bene l'uscita a due mani di Giuliani. Bocchete per Fifi, che si allunga sulla fascia di destra. Milan che può andare in contropiede. Bocchete chiama l'avanzata di Vale Berga, poi si ferma, ottimo il dribbling di tacco, benissimo Tomà, limite dell'aria, che bella azione del Milan. Peccato che non sia arrivato il passaggio finale di Tomà per Giacinti. E allora Samp che può riorganizzarsi sulla fascia di sinistra con Novellino, decisiva sull'occasione precedente per salvare il tiro cross di Giacinti. E poi il fallo subito da Ana Martinez, che ha cambiato fascia in questa porzione di match. Lei che è partita come alla destra, ora la troviamo sulla sinistra. Si è conquistata questa punizione sul tentativo di anticipo di Fusetti, molto attenta, molto puntuale in marcatura. Ora Agar proprio per Fusetti, cerca di tenerla in campo, la palla però è andata oltre la linea bianca, dunque Samp che può usufruire di una rimessa in gioco con le mani quando siamo al minuto 33 sotto la tribuna del campo sportivo Garrone di Bogliasco. Novellino in avanti, vedete che però fa molta fatica la Samp a liberarsi. Qui c'è anche il fallo su Vero Bocchete. Continuano a dialogare a distanza sia le nostre ragazze sia a chiedere interventi dell'arbitro, che però sono stati abbastanza puntuali finora. Codina per Agar, si organizza la difesa del Milan. Fusetti si allarga per ricevere, fascia di destra, ancora Lor Agar che può andare al cambio gioco. Vediamo se sceglierà la soluzione lunga. No, va sul corto per Tomà, palla dentro per Giacinti, imprecisa però nel passaggio. Allora ancora Milan che ruba palla con Adami, sempre Fusetti per Tomà. Vedete che non gli lasciano un centimetro di spazio. La palla spedita da Vale Berga verso Giacinti,
è però rimessa in gioco con le mani. Siamo entrati negli ultimi 12 minuti di un primo tempo. Ho visto il Milan sfiorare in due occasioni il gol, ma la Samp difendersi bene. Fifi dentro per Giacinti, poi ancora Tucceri che è uscito un po' dai radar in questa parte centrale di primo tempo. Codina prova il dribbling, Fallico la spinge, è un duello uno contro uno che secondo l'arbitro ha portato ad un fallo di Codina, trattenuta di entrambe, a dire la verità. Ha pagato il fatto che solitamente in quella zona di campo, con fallo da una parte e dall'altra, si privilegia la difesa. Giordano pronta a battere con il destro, palla spedita sulla testa di Adami, poi Vero Bochete, Fifi. Spazio per Tomà che può andare a tiro con il destro, era una buona conclusione dai 20 metri. Ma siamo già sulla fascia di sinistra con Novellino, anticipata benissimo da Fusetti che esce a testa alta, si proietta in avanti, va Fusetti, posizione di ala, cross per Bochete, il controllo, Bochete, il tiro e la grande parata di Bab. Minuto 35, ancora occasione Milan che ora sta mettendo alle corde la Samp. Stavolta Bochete, dopo le tre occasioni per Giacinti, ha trovato la deviazione di Bab in calcio d'angolo, tiro potente con il destro sul primo palo, attenta Bab. Dunque Milan che resta in avanti, ancora una volta tanti duelli in area di rigore. C'è anche Agar che lascia la battuta dall'altra parte a Tucceri. Attenzione al mancino arcuato di Tucceri Cimini. Sempre un fattore sui piazzati. La palla che viene spizzata dalla Samp. Finisce sul secondo palo. Fifi la tiene. Area di rigore, lo scambio che però viene letto bene da Giordano. Poi inspiegabilmente invece di coprirla la mette in rimessa laterale regalandoci una nuova opportunità. Bochete anticipata molto bene dalla difesa, anzi da Rincon. In questo caso fungeva da difensore ma è centrocampista come numero 10 Doriano. Tucceri è tornata a sinistra, si prende carico di questa rimessa. Codina, cerchiamo il giropalla per Fusetti, zona centrale, va al lancio ancora aperto sulla sinistra, benissimo per Tucceri che può andare al cross, bello traversone, la palla non impattata bene, peccato davvero, un vero peccato questo. Adami poteva fare molto meglio in questo caso, il cross era davvero al bacio da parte di Tucceri. Adami ha cercato una specie di controllo a seguire sul contrasto con l'avversaria, poi Bab ha preso il pallone. Qui l'infortunio forse per Novellino, si tocca la coscia destra, il terzino della Samp, proprio in occasione del cross precedente ha avuto evidentemente qualche problema fisico. Entrano in campo medico massaggiatore della Samp. Ultimi 10 di gioco, siamo al 37esimo. Milan che meriterebbe ampiamente, per quanto abbiamo visto in questo primo tempo, di essere in vantaggio di almeno un gol. Un'occasione all'inizio per Vale Giacinti, poi due grandissime occasioni a metà del primo tempo e ora anche la grande parata di Bab su Bochete. Insomma, tanto Milan nel riassunto di questo primo tempo, poca Samp che si è concentrata al 100% o quasi nel disturbare le azioni di un Milan che però nel corso del primo tempo, minuto dopo minuto, è riuscito a trovare quello che dicevamo prima, la chiave giusta per attaccare la difesa doriana e ha sfiorato un gol che speriamo possa arrivare già in questo finale di tempo. Senza fretta, senza ossessioni, ma continuando a giocare bene come stiamo facendo con le ragazze di Mr. Ganz che ora vedono Bab avanzare. Va a servire con le mani dalla parte destra Giordano. Palla spedita verso Martinez. Ana Martinez, spalle alla porta, difende, serve la compagna, poi Vero Bochete. Il contrasto con Re. Ancora Samp, sempre con Pisani che cede a Bab, allontana campanile Bab, poi Codina di testa, mette giù la Samp, tre quarti difensiva, non c'è fallo, giusto così, Bochete ruba palla, può andare, Bochete limite dell'area, dentro per Adami che però non ci arriva, c'era anche Vale Bergamaschi che era arrivata, ora tocca il pallone di Rincon in rimessa laterale. Spesso ha trovato spazio tra le linee, Vero Bochete, quello è il suo ruolo, quella è la sua pericolosità principale quando può puntare.
qui esce bene dal en passe la Samp con l'azione in zona centrale per Anna Martinez. Attenzione che c'è Giordano sulla destra, arriva anche Fallico, palla messa in calcio d'angolo dal Milan. Ora Samp che ha messo il naso fuori dalla sua metà campo dopo diversi minuti, 39esimo, e ci sarà un tiro dalla bandierina per il Doria. Come di consueto, palla che rimane incastrata dalle reti dietro la porta di Giuliani, e dunque ci vuole nuovo pallone, in questo caso fornito addirittura da Valentina Giacinti, che evidentemente l'ha avuto dalle panchine. Andrà con il destro Rincon verso il centro dell'area di rigore, si formano le coppie, fischia l'arbitro, allora può andare con il destro proprio il numero 10 del Doria. Secondo palo, la palla addirittura sulla traversa. Attenzione, perché questa è l'unica vera occasione della Samp in questo primo tempo, ma è significativa. Traversa colpita direttamente da calcio d'angolo da Rincon. Traiettoria velenosa. Si stava abbassando sul secondo palo, fortunatamente per noi ha accarezzato la parte alta della traversa e si è chiusa come traiettoria sul fondo. Dunque può ripartire Giuliani con la Samp che alza il pressing. Viene a prenderci al limite dell'area di rigore, può essere un bene, può liberare spazi nella metà campo proprio della Sampdoria. E qui infatti il Milan comincia a farsi sentire, perché i palloni arrivano con troppo ritardo. Abbiamo notato fin dai primi minuti di questo match, ogni volta che la palla esce ci mettiamo troppi secondi a riprendere il gioco, perché la palla evidentemente viene fornita con ritardo. Agar, siamo entrati negli ultimi 5 minuti di un primo tempo che resta fermo sullo 0-0. Cambio gioco sempre per Tucceri, stoppa bene, va in sovrapposizione Vero, che riceve tutta sola, limite dell'area, dribbling di Vero, poi la palla centrale per Giacinti che cerca di girarsi, Giacinti per il tiro, raso terra, e la palla che sfiora il palo. È stata ancora Dami, se non sbaglio, ad andare alla conclusione. Eh sì, le telecamere vanno a pescarla con il bell'assist di Giacinti. E ancora un'occasione per il Milan, minuto 41, stavolta Adami ha sfiorato il gol come in precedenza, ha fatto Giacinti più o meno dalla stessa posizione, palla che ha accarezzato il palo della porta di Bab. Contrasto di Codina, pallone che però è stato toccato da Tarenzi per ultima, e allora Tucceri con le mani, si liberano le compagne vicino a lei. Direttamente Vero di testa, Adami di prima, dove non c'è nessuno, solo maglie blu cerchiate. Va Vero a sradicare il pallone all'avversario, che poi lo trattiene ed è fallo. Perfetto l'arbitro in questo caso. Trattenuta la palla come non si può fare. E ancora Milan dunque che rimane in zona offensiva. Grande prova anche oggi di Vero Bocchete. Manca proprio il graffio finale, manca o l'assist o il gol per rendere la partita da migliore in campo per il nostro trequartista, che lotta su ogni pallone, che non si dà per vinta. Ora il pallone è spedito da Tucceri in mezzo all'area, colpo di testa che non arriva, Tomà per Agar, la palla riconquistata dalla Samp. Attenzione allora alla ripartenza blu cerchiata con il pallone in profondità, Fifi lo intercetta bene, poi c'è Tucceri che subisce fallo. Milan che è molto bravo in questo caso a mettere una toppa alla possibile ripartenza con spazi molto larghi della Samp, bravissima a occupare la posizione giusta di campo Tucceri Cimini. Allora Fifi per Bergamaschi, ancora Agar per Codina, Milan avanti in forze, tutti nella metà campo della Samp. Tucceri per Adami, torniamo da Codina per un attimo nella nostra metà campo. Agar pensa per un attimo al lancio lungo, poi ancora al passaggio un po' troppo corto. Allora Milan che perde palla, deve andare a metterci una pezza centralmente. Agar tutta sola, Tucceri, area di rigore, fuori gioco. Peccato, era una buona potenziale occasione per il Milan. Non ci sta Tucceri che allontana il pallone e rischia anche qualcosa. L'arbitro infatti la richiama. Niente da fare per ora per le offensive dei ragazzi di Ganz. Può andare Bab al rinvio. La
chiama evidentemente le compagne. Milan che, tra l'altro, dopo la prima giornata, abbiamo citato un po' di dati in precedenza, è anche la prima squadra dopo i primi 90 minuti per possesso palla, 65% nel corso del primo match contro il Verona, e non penso che alla fine di questa prima frazione, ma alla fine di questa partita in generale, ci sarà molto da eccepire a questo dato, perché Milan sta facendo la partita dal primo minuto, ha tenuto praticamente sempre palla, Samp che si è limitata a disturbare e a cercare di tenere difensivamente, graziata per ora dall'attacco delle ragazze in maglia bianca. Giordano ci restituisce palla, Codina per Adami, ancora un contrasto non falloso, però si continua a giocare e qui la Samp sbaglia, passaggio abbastanza agevole, c'erano due ragazze in maglia blu cerchiata. Tucceri, può servire Codina, si riparte nel giro palla difensivo da Laura Giuliani, vediamo se ci sarà recupero. Mi viene in mente l'unica interruzione, quella sul cooling break, poi è vero, ci sarebbe da recuperare tutte le varie volte in cui la palla è uscita ed è stata restituita in ritardo, quindi spicchiamo almeno un paio di minuti di recupero. Vero Bochete, fermata senza fallo secondo l'arbitro, la giravolta di Rincon, serve Anna Martinez, poi Milan che ruba palla con Fifi, gioco di gambe di Fifi nel cerchio del centrocampo, Adami, fascia destra per l'avanzata di Valeberga, Linzi Tomà, limite dell'area, Bochete cerca lo spazio, Fifi, ancora Fifi dopo un rimpallo, la muraglia blu cerchiata è tutta lì davanti alla metà, all'area di rigore, sale allora anche Fusetti, cerca di aumentare le forze rossonere nell'area avversaria, qui il cross è direttamente tra le mani di Bab, addirittura 4 minuti, giusto così, anche perché erano due solo di cooling break, quindi tutto il resto viene recuperato in questi 4 che sono già iniziati, dunque è già scaduto di fatto il primo minuto di recupero. Controllo di Tarenzi, palla però che rimane al limite dell'area, Milan con Adami, con Bochete, può andare al tiro, vero, si libera per un tiro che rimane in canna, però il tiro poi arriva con il destro da parte di Valeberga, niente da fare. Visto quanto abbiamo creato in questo primo tempo, non lo catalogo neanche tra le grandi occasioni, perché ce ne sono almeno 3 molto più evidenti di questa. Sta di fatto che il Milan ha concluso in diverse occasioni verso lo specchio della porta. Bab è stata anche abbastanza fortunata in occasione del tiro cross di Vale Giacinti, messo fuori da Novellino. Insomma, già per iniziare un mini commento di questo primo tempo, Milan che avrebbe meritato sicuramente almeno l'1-0. Questo è per rendervi una fotografia di un primo tempo che si sta concludendo a reti inviolate, ma che ha visto il Milan dominare. Giordano qui conquista furbescamente una rimessa laterale, facendo carambolare la palla tra le gambe di Fifi. Qui Tarenzi altrettanto furbescamente prende il fallo sul pressing di Codina. E dunque Samp che ha l'occasione per tenere il pericolo lontano dalla sua area di rigore e anche per andare verso l'area avversaria, cosa che ha fatto raramente. Nel finale abbiamo commentato solo un tiro cross di Rincon, che proprio adesso è sul pallone, palla che ha sfiorato la traversa. Per il resto davvero poca roba offensivamente la Samp. Ci prova ora con un traversone lungo Rincon, parte con il destro direttamente su Giuliani, che esce in presa alta molto bene. Abbiamo ancora un minuto per andare a cercare di sbloccare il punteggio, lo facciamo però malamente con un rinvio di Giuliani che non arriva a nessuno, viene gestito da Novellino, pressing di Tomà, eluso da Novellino. Buon primo tempo per il numero 33 della Samp, ruba palla al Milan, allora attenzione, vero Bochete porta palla, Tucceri si fa vedere sulla fascia di sinistra, posizione di ala per il numero 27 che poi va troppo sul portiere. E dunque Bab, Selena Bab, può bloccare il pallone e può orchestrare la ripartenza della Samp quando mancano
meno di 30 secondi alla fine, con il suo mancino altissimo Bab. Fusetti di testa, serve Tomà, spinta malamente da Novellino, senza fallo, ma sarà chiaramente fallo. Palla controllata dalla Samp in questi ultimi secondi. Finisce qui il primo tempo sul punteggio dunque di 0-0. Già abbiamo analizzato quello che è stato questi primi 45 più 4 minuti di Sampdoria-Milan, seconda giornata del campionato di Serie A femminile, che ora si ferma per un attimo. Rimanete con noi però, perché dopo il break di questo intervallo sarà tempo di seconda frazione, sarà tempo soprattutto di segnare il gol che ci meritiamo, che il Milan si merita. Rimanete con noi allora, fra poco Sampdoria-Milan. Immagini ancora in diretta, amici rossoneri, vecchi cuori rossoneri all'ascolto, con il primo piano di Vale Giacinti che prova dopo la botta incassata nel primo tempo. Immagini in diretta per quanto riguarda Samp-Milan, seconda giornata della Serie A femminile 2021-2022, in diretta dal campo sportivo Garrone di Bogliasco. Abbiamo seguito quelli che sono stati i primi 49 minuti di gioco, tutti o quasi a tinte rossonere, ovvero tutti o quasi per quanto riguarda le occasioni create. Assolutamente preponderante la parte Milan rispetto a quanto visto dalla Samp. Sta anche provando, sembra così, a meno di vedere, una specie di provino per quanto riguarda il nostro capitano, che ha avuto qualche difficoltà, lo dicevamo, su un contrasto nel corso del primo tempo, un contrasto che le ha causato molto dolore alla gamba. Un tiro che è partito comunque molto bene dal suo piede destro, ha sfiorato il palo della porta di Bab. Mentre le ragazze tornano in campo, anche tutte le altre 21 oltre a Giacinti, che già l'aveva fatto in precedenza, per vivere una ripresa che speriamo possa portare il Milan a concretizzare quanto creato nel corso di un primo tempo bloccato a reti inviolate, ma che Milan avrebbe meritato certamente di chiudere in vantaggio. Per dare un'infornata ulteriore di dati per quanto riguarda il Milan, Giacinti prima di questo match, dunque dopo i primi 90 minuti di questo campionato, era il singolo con più tiri in porta. Giacinti, numero 9 del Milan, con 7 tiri, partecipazione di tiri addirittura 12 per Bochete, quindi assolutamente con le 7 occasioni di gol create per il nostro numero 87, capite cosa vuol dire avere, eccole qua, una coppia offensiva di questo di questa qualità, di questo livello, vero ad imbeccare, Giacinti a finalizzare. Da loro ci aspettiamo il salto di qualità in questo secondo tempo, ancora di più di quello fatto nel primo tempo, anche se davvero è difficile immaginare qualcosa di più se non per i gol non segnati. Milan ha creato tantissimo e da lì bisognerà ripartire, perché per andare oltre queste statistiche che vi ho appena letto bisogna segnare, bisogna andare a concretizzare e a indirizzare le partite. Samp, che è rimasta in stile catenaccio praticamente per gran parte del primo tempo, ha badato soprattutto a non prenderle e a difendere la sua porta. Non abbiamo visto segnalazioni di cambi, quindi si dovrebbe ripartire con le stesse 22 ragazze che hanno dato via vita ai primi 49 minuti di gioco. Via allora con il primo fischio della ripresa del signor Turrini di Firenze, e la palla spedita subito sulla fascia di destra per Vale Bergamaschi, che, e questa è una statistica tutta nostra, tutta di Milan TV, targata Specchia Pirola, è anche la miglior assist woman del Milan, 19 per ora i palloni spediti verso le compagne per dei gol poi segnati, quindi ci aspettiamo assolutamente anche da Vale Berga. Detto di Bochete e Giacinti, coppia d'oro del Milan, ci aspettiamo anche dagli altri singoli, a partire da Bergamaschi, ma a passare anche a Tomà, che si è vista poco nel corso del primo tempo. Ci aspettiamo tante grandi cose in questo secondo tempo, come in questa stagione. Riparte intanto la Samp sulla fascia di sinistra con Seguir, che prova a liberare il mancino, chiusa da Fusetti, se ne va Seguir, poi il contrasto molto deciso per quanto riguarda Vale Berga. La palla toccata anche con una mano da Seguir, dunque Milan conquista un calcio di punizione e può ripartire dal suo portiere Laura Giuliani. A rasoterra ad aprire il gioco verso Codina, si allarga Tucceri, ancora Codina,
Marta Renzi va in pressing insieme alle compagne, ma il Milan ha tutto l'agio del mondo per impostare il gioco, farlo con un lancio lungo di Giuliani. Telecamere che si perdono il pallone, ma immaginiamo sia finito in rimessa laterale con Tucceri pronta a far ripartire l'azione del Milan. Movimento ad elastico di Adami che si allontana, cerca di aprire lo spazio, ancora il fallo su Tomà, ravvisato dall'arbitro giustamente. Intervento non regolare di Fallico che poi torna verso la sua area di rigore. Chiama le compagne Pisani. Primo tempo l'abbiamo vista duellare con Giacinti in più occasioni, numero 23, che guida la retroguardia blu cerchiata. Cross in area di rigore, colpo di testa di Tomà da dimenticare, la palla spedita ben oltre la linea dell'area di rigore. E dunque, dopo i primi 2 minuti e mezzo di gioco della ripresa, più o meno il copione è quello che abbiamo raccontato nel corso del primo tempo. Samp che si difende, Milan che prova ad attaccare, che deve alzare i giri del motore per andare a sbloccare uno 0-0 che per ora resta inchiodato. Samp che parte palla a terra dalla sua area di rigore. Giordano per Fallico che alza il pallone per Tarenzi, buono lo scambio, attenzione a Fallico che allunga la falcata, poi il taglio di Martinez, attenzione tutta sola in mezzo Seguir, Vale Berga stoppa la grande Ana Martinez. Come abbiamo avuto modo di citare in precedenza, l'autrice di uno dei due gol con cui la Samp ha battuto la Lazio nella prima giornata, Ana Martinez. L'altra è Rincon, sicuramente la ragazza che si è messa più in luce nel primo tempo per quanto riguarda la Samp, che ora punta il limite dell'area di rigore del Milan. Ancora il bruciacchiate in avanti con Seguir, sale Novellino. Re va direttamente su Tarenzi che stoppa bene, poi il tiro di Fallico sta per diventare un assist. Completamente sbilenca la conclusione del numero 40 in maglia Doria. Ancora Martinez, vicino a lei c'è Re che dribbla, poi con il destro va in area di rigore, Tarenzi è fuori gioco però del capitano della Samp. Si rammarica per l'occasione che poteva essere, che non è stata, qualche passo in avanti rispetto alla linea difensiva del Milan. Ora Codina, rasoterra per Tucceri. Nuovamente il Milan con la sua difesa tiene palla. Molto larga Fusetti per ricevere. Codina preferisce andare su Agar, posizione quasi di centromediano metodista. Dribbling di Fifi, buona la palla per Fusetti che può far viaggiare Tomà. Ancora una volta Fallico ferma però l'attaccante del Milan. Però ne scodellato in zona Fusetti, c'è raddoppiare la marcatura anche Codina. Tarenzi di tacco per Rincon che si ferma. Buono il gioco di gambe di Rincon, ha buona tecnica questa ragazza, l'abbiamo già visto in precedenza. Poi Seguir non riesce a controllare bene. Milan che allontana con Tucceri che si era fermata in posizione di centrale difensivo. Samp nuovamente in possesso palla con Novellino. Tomà a pressarla, lungolinea che recupera bene il Milan. Poi l'ultimo tocco è dei ragazzi in maglia bianca, dunque sempre Novellino. Giacinti si aggira alla Inzaghi nella metà campo avversaria, aspettando il momento giusto. Vale Berga, palla tra le sue mani, può rimettere in gioco a favore di Agar. Avanza Laura Agar. Bene la palla per Bochete che si libera. Bello il dribbling su Fallico. Ancora Bochete. Allarga per Tucceri. Buona questa azione del Milan. Può andare al cross Tucceri. Rientra sul destro. Una palla che arriva da Tomà. Il colpo di testa che rimane però in canna ancora una volta. Occasione potenziale per il Milan che non la sfrutta. Tarenzi. Letta bene di testa da Fusetti.
che ha anticipato ma non è riuscito a tenere il pallone buono per un'azione del Milan. Eccolo qua l'intervento di Fusetti che ha anticipato Tarenzi, ma palla è finita e rimessa in gioco con le mani per il numero 33 della Samp, Novellino. Controllo e anche pallonetto cercato da Rincon, poi Valeberga. Giacinti cerca di girarsi, il fallo ai suoi danni in precedenza, non quello di Rincon. Intervento che era avvenuto prima, qualche passo prima, infatti si batte da più indietro. Fifi si avvicina anche Tucceri che con il mancino andrà verosimilmente lunga in area di rigore. Già 5 maglie bianche al limite dell'area Samp. Tucceri Cimini, il mancino messo fuori di testa, il pallone dalla Samp, ancora Fusetti per Tucceri. Bene, di tacco Valeberga, palla letta dalla difesa della Samp, ancora il cross intercettato, era stato da parte di Adami, dunque traversone dalla bandierina, calcio d'angolo per il Milan al minuto 53. C'è il tempo ragazzi, senza farsi prendere dall'ansia, bisogna fare questo gol, si scalda Grimshaw intanto vedo a bordo campo. Tucceri va con il mancino sul primo palo, il palo è in gol, la palla è in gol, il colpo di testa proprio di Adami, il primo gol in rossonero per il numero 8 del Milan che sblocca il punteggio. Milan avanti 1-0 con la Samp, avevo appena detto ci vuole pazienza, ci vuole concentrazione, Adami non mi ha ascoltato, meglio così. Palla spizzata benissimo sul consueto cross pericoloso di Tucceri Cimini dalla bandierina alla testa del primo palo, l'incursione dell'ex giocatore e giocatrice della Fiorentina e il gol, il suo primo gol al Milan e il gol che sblocca il punteggio. Milan in vantaggio dunque a inizio secondo tempo sul campo della Samp, bene così, bene per un secondo tempo che si mette nella maniera migliore per le ragazze di Ganz. Abbiamo sfruttato dopo le tante occasioni create nel primo tempo e non concretizzate, abbiamo sfruttato bene un calcio piazzato, una delle armi che può avere questo Milan femminile. Ora Samp che cerca di riorganizzarsi, palla in avanti per la chiusura di Laura Gar. Ancora Samp che resta in avanti o tenta di farlo. Dunque la decide per ora una delle nuove giocatrici arrivate nel corso dell'estate, proprio Adami, ex Fiorentina, che dunque fino all'anno scorso era allenata da Cincotti. Qui c'è un momento di pausa intanto, giocatrici che riprendono fiato dopo il gol del Milan, il fallo subito in precedenza da Vero Bocchetti e anche il cartellino per la Samp che ora deve chiaramente cambiare il suo modo di intendere questo match. Non andrà bene quanto visto finora per una squadra che si è chiusa nella sua metà campo. Colpo di testa di Agar per Codina, gioca al Milan. Fascia di sinistra Tucceri, autrice di un grande assist su calcio d'angolo. Adami che è anche la quarta marcatrice differente in sole due partite dopo i primi 4 gol segnati da Giacinti, doppietta, Bergamaschi e Bocchete. Arriva dunque anche il sigillo del centrocampista ex Viola. Gioca ancora la Samp, sempre fascia di destra dell'attacco Doriano. Prova a uscire il Milan, però c'è Seguir che ruba palla, cerca di proiettarsi sul fondo, non c'è quasi mai riuscita. Ottima la partita di Valeberga in sede di contrasto per quanto riguarda appunto il spazio chiuso all'esterno offensivo avversario. Rincon, ancora un pallonetto a servire Re che restituisce palla. Poi Novellino per Seguir. 3 contro 1, Milan che si chiude a riccio e lo fa molto bene, conquistando con un'ottima Fusetti anche la rimessa in gioco con le mani. Il
dicevamo prima appunto del record di assist per Vale Berga, arrivata a 19, è il 13esimo invece in tutte le competizioni con la maglia del Milan per Tucceri, dunque assolutamente due esterni di livello per questa squadra. E Milan che usufruisce di un calcio di punizione per questa irregolarità ai danni di Capitan Giacinti. Può andare il nostro portiere Laura Giuliani a rinviare, per lei pochissimo lavoro in questa partita, è proprio i match in cui bisogna stare attenti, bisogna essere concentrati perché verosimilmente la Samp qualcosina in più cercherà di fare da ora in avanti nell'ultima mezz'ora di match. Milan che però deve continuare a giocare, lo sta facendo senza arretrare. Fifi addirittura prova il tiro e per poco non indovina, un gol incredibile dai 35 metri. Fifi di prima intenzione l'ha messa sotto la traversa. Bab è riuscita comunque a metterci una pezza e era gol. Era un tiro molto pericoloso, che invenzione di Fifi. Stava per candidarsi al gol dell'anno dopo sole due partite di campionato. Calcio d'angolo per il Milan, stavolta c'è Laura Gar sul pallone, anche lei piede educato, vediamo se arriverà un altro bel cross per un colpo di testa delle compagne, come in occasione del primo gol, come in occasione del gol di Adami. Pallone in mezzo, Bab respinge corto, il Milan che va vicino al gol del 2-0, ancora con Adami, traversa, ma c'era un fallo secondo l'arbitro. Sfiora comunque il gol il Milan, poi l'arbitro ha fermato le ostilità quando il pallone era rimbalzato però fuori dalla porta di Bab. Molto molto pericolosa, lo stiamo scoprendo, Adami sui calci piazzati, è rischiato di andare alla doppietta personale. Pressalto il Milan, allora Samp che fa fatica ad uscire dalla sua area di rigore, bene nel rubare palla, poi Tomà non può arrivare sul suggerimento di Adami che si ripropone in avanti. Bello il cross, palla fuori per Fallico che le controlla in due tempi. Ancora Fifi, solita preziosa prestazione oscura a centrocampo, stava per diventare luce pura con il tiro quasi sotto l'incrocio. Palla spedita su Tomà che può liberare la gamba, può andare sul fondo. Tomà punta l'avversaria, poi scambia con Vale Berga che se ne va, arriva sul fondo, Vale, cross sul secondo palo dove c'era Giacinti, anticipata Fifi ancora una volta, il tiro deviato in calcio d'angolo. Va bene il Milan, bene così ragazze, all'ora di gioco Milan meritatamente avanti 1-0 e alla ricerca del gol che chiuderebbe le ostilità con buon anticipo. Chiaramente estremizziamo il concetto, ma sarebbe molto bello andare sul 2-0 già a 30 dalla fine. Agar va sulla bandierina, attenzione ad Adami a questo punto, radar su di lei, il cross messo fuori con il volto, forse anche un colpo, infatti l'arbitro va a sincerarsi delle condizioni, ma continua a correre. Seguir, è stata lei a deviare il pallone con il corpo sul tentativo di Agar, poi Giacinti controlla a spalle la porta, va Tucceri con il sinistro, palla che rimane lì per Berga che tira e arriva la grande parata di Baba, ancora una volta ottima prova del portiere ex Milan, ma un'altra grande opportunità per Vale Berga che ora va a contrastare e a commettere anche fallo su Novellino. Pallone spedito in area da Tucceri, messo fuori dalla Samp, eccolo qua al replay, collo esterno destro per Vale Berga, pallone bloccato da Bab. Siamo già dall'altra parte, Samp che cerca di proporsi in avanti con un lungo cross in mezzo, attenzione all'uscita sbagliata di Giuliani, poi la palla rimane lì e il tentativo, il grande salvataggio di Vale Berga. Bergamaschi salva tutto a porta sguarnita, salva tutto Vale Bergamaschi, vale più di un gol, più di quello che non ha segnato dall'altra parte del campo. Ribaltamento di fronte, uscita così così per Giuliani, la porta sguarnita completamente e un salvataggio fondamentale per Valentina Bergamaschi. Che brivido, attenzione Milan, per questo non bisogna assolutamente abbassare i giri del motore, non bisogna far venire in avanti la Samp.
Non bisogna portarsi il pericolo troppo vicino alla nostra porta. Cross per Tarenzi che mette in mezzo la sponda per Rincon. Attenzione al Samp che può andare al tiro. Bene però stavolta la difesa del Milan. Fallico cerca di ributtarla in avanti con Agar. Anche Bocchete sul pallone. Non facciamogli prendere fiducia. Allontana Codina. Può cercare di andare Giacinti. Aspetto il replay per vedere chi della Samp abbia tirato. Deve trattarsi di Tarenzi. Mezza d'area di rigore. Fallico va con il destro ancora una volta dritto per dritto a cercare proprio il capitano di giornata della Sampdoria. Capitano questa squadra nuova che raccontavamo in precedenza essere appena nata, ma che già sta dando filo da torcere a una big del campionato come il Milan. Giuliani con il destro a cercare una compagna, non trova nessuno, c'è però Adami a prendere palla, non la controlla bene l'autrice del gol che per ora decide il match. Rimessa laterale per la Samp, qualche metro oltre la linea del centrocampo. Tucceri bravissima a strappare palla agli avversari, palla che è sempre lì, ancora Codina che ha subito un colpo sul contrasto precedente. Tomà, bello il controllo, può andare Tomà, può liberare la velocità, peccato, triplicano la marcatura le ragazze del Doria. Poi Tucceri attenta in difesa, c'è Giuliani che gioca con molta calma con Tucceri Cimini. Vero Bocchete capisce il momento, viene indietro ad aiutare le compagne nel giro palla. Ci fidiamo molto del piede di Laura Giuliani che infatti non sbaglia rilancio, anzi sì, sbaglia purtroppo. Sembrava buona la palla in un primo momento per Fusetti. Telecamere che vanno proprio a inquadrare il nostro numero 6. Samp che qui mette a nudo i suoi limiti dal punto di vista offensivo, ma poco fa brivido freddissimo sulla schiena di tutti noi per salvataggio a porta vuota praticamente di Bergamaschi. Non è più stato riproposto il replay dell'azione, ma Milan che ha rischiato tanto. Fusetti ora con il destro, palla lunga, ci arrivano due ragazze in maglia blu cerchiata, poi Fallico mette giù palla al Milan con Fifi, ragionatrice del centrocampo. Tomà può partire, può sprigionare la velocità, la fermano subito in modo falloso però le avversarie. Allora ancora Tucceri, prepara al sinistro Tucceri, bello il cross sul secondo palo, Bab la mette fuori con un intervento spettacolare, forse buono anche per i fotografi. Era un tiro cross sul secondo palo, eccolo qua, e Bab con movimento spettacolare l'ha messo in calcio d'angolo, o quasi, visto che poi è un corner corto, un fallo subito dal Milan all'altezza della bandierina. Andrà ancora una volta Tucceri Cimini sul pallone. Proprio da quella parte è arrivato il gol di Adami di testa, allora perché non pensare ad un possibile bis? Dai ragazze, facciamo questo 2-0 e allontaniamo il pericolo che è sempre in agguato come abbiamo visto in precedenza. Cross di Tucceri sul secondo palo stavolta, la girata e la grande parata ancora di Bab. Cosa ha preso a Giacinti che infatti si dispera. Grandissima occasione Milan al minuto 66, sono davvero copiose le occasioni capitate sul piede di Valentina Giacinti in questo match. Volé da pochi passi e ha parato Bab, migliore in campo decisamente per quanto riguarda formazione del Doria. Ha salvato diverse occasioni, diverse palle gol clamorose per il Milan. Grande ex della partita, Bab si sta dando da fare. Qui il fallo è proprio di Giacinti, che poi va a chiedere scusa all'avversaria che è rimasta a terra sul disimpegno tentato in precedenza, fermato da capitano del Milan con un fallo. Poi Rincon controlla bene, prova con il mancino ad andare in profondità, colpo di tacco addirittura, Milan che recupera bene sul tentativo della Samp e poi allontana con Giuliani, ma
Vedete che quando accelera la Samp comunque è insidiosa e pericolosa. Re di testa dove c'è Tucceri che controlla. Arriva Codina. Ancora Tucceri Cimini. Largo per Bocchette che si è decentrata. Vero. Amministra il gioco insieme a Loragar. Cerchio del centrocampo. Regista difensiva del Milan, Loragar. Palla aperta sulla fascia di sinistra ancora per Tucceri. Si libera bene, Vero. Posizione di ala, entra in area di rigore. Il cross centrale per Tomà che non ci arriva di testa. Poi allontana la Samp, ancora Fifi. Può andare al tiro con il destro, stavolta non è all'altezza del tentativo precedente. Palla che finisce fuori. Niente di fatto per le offensive di un Milan che quando sono andati via sono volati ormai tre quarti di match. E ancora lì a cercare il gol del 2-0. La Samp si complica la vita su questo disimpegno e regala un corner al Milan. Metà del secondo tempo dunque, 1-0, gol di Adami. E Milan che resta in area di rigore avversaria, andrà come di consueto a Agar a calciare da quella parte e le telecamere vanno a cercare giustamente sicuramente il singolo più in evidenza in questa partita, Selena Bab, quasi imperforabile. Fortunatamente per il Milan è arrivato comunque il gol di Adami, ma quante parate per Bab. Cross di Agar messo fuori dalla Samp, rimessa laterale, Milan che resta lì, prova ancora ad imporre la sua legge offensiva nel campo della Samp. Si libera Vero, riceve palla al limite dell'area, poi cede a Tucceri che va al traversone dove c'è Tomà, esce Bab in due tempi. Ha subito anche un colpo all'avambraccio, almeno lì si sta tenendo, Serena Bab. Contrasto con Lindsay Tomà e arriva anche un momento della partita in cui cominciamo a ragionare sulle possibili sostituzioni da una parte e dall'altra. Milan che in panchina porta Trighe, Arnodottir, Grimshaw, Korenchova, Rizza, Morleo, Longo, Miotto e Cortesi. Vediamo chi sceglierà Ganz per questo finale di match. Se il mister deciderà di lasciare comunque ancora in campo le 11 iniziali e per quanto eventualmente il gioco resta fermo per l'infortunio occorso a Selena Bab. Ne approfittano le due panchine per rifocillare, per dare acqua a chi in campo sta sudando, sta sicuramente onorando la maglia con una bella partita per questo Milan che è in vantaggio 1-0, ma non ha ancora alzato il piede dell'acceleratore ed è giusto così, bisogna andare a raddoppiare, lo dicevamo prima, per evitare problemi. Qui il confronto tra le ragazze in maglia blu cerchiata, Rincon con Ana Martinez, cerca di organizzare quello che può dell'attacco doriano. Si è visto in poche occasioni ma ha messo i brividi al Milan. Primo piano anche per Linda Tucceri Cimini, bravissima sul corner che ha portato al gol di Adami di testa. Auvine, numero 4, dicevamo, ex Inter, si è vista abbastanza poco, ha più che altro respinto di testa ogni pallone che piovesse dalle fasce. Quello sì, la Samp l'ha fatto abbastanza bene, però è anche vero che il gol è arrivato proprio su un stacco di testa di Adami, quindi anche da quel punto di vista il Milan è riuscito a, con le sue armi, con la sua bravura negli inserimenti, in questo caso di una centrocampista, di Adami, a forzare un blocco blu cerchiato che con la muraglia alzata nel primo tempo aveva fatto un po' da, aveva diciamo messo in difficoltà l'attacco rossonero. Ora recupera palla Laura Giuliani, area di rigore del Milan, aspetta il pressing di Ana Martinez per prendere il pallone, anche la finta di Martinez che ha provato ad ingannare Giuliani, la guarda abbastanza male, ha provato il pressing no look, una novità. Bergamaschi controlla palla, raddoppiata la marcatura su di lei, poi Milan che gestisce con Vero Bocchette, Tomà per Giacinti, palla che rimane
nella metà campo della Samp. Bene Adami. Tucceri, che traversone messo fuori dalla difesa. Allora attenzione alla possibilità di ripartenza. Rincon per l'avanzata di Seguir. Si presenta al limite dell'area. Attenzione Ana Martinez, aperta sulla fascia di sinistra. Entra in area Martinez. Dribbling su Fusetti. Attenzione che è sul fondo il tiro. E incredibilmente non segna la Samp. Un gol fatto. Qui Milan ha lasciato troppo spazio ad Ana Martinez, che ha centrato con un cross in cui bisognava solo mettere il piede. L'ha messo ma in maniera sbagliata Tarezzi. Meglio per noi, ma seconda grande occasione della Samp. Attenzione ragazzi a non prendere il gol della beffa, perché dopo una partita giocata così bene non si può rischiare di incassare il gol del pari. Ora Fallico controlla palla. Ancora Rincon, il cuore del centrocampo della Sampdoria. Non so come abbia fatto a non segnare Tarenzi, era praticamente dentro la porta vuota ed ha concluso fuori. Giuliani esce al limite dell'area, bene, brava, sicura qua Laura a bloccare il pallone. Movimenti sulle panchine, sento già chiamare qualche cambio. Andremo a vedere la prossima interruzione, sarà il momento delle prime sostituzioni. Ora Tucceri, fascia di sinistra, Codina di prima in avanti. C'è però ancora la Samp che lotta, non c'è fallo secondo l'arbitro nel controllo di Linda. Bochete cede per Tomà, ancora Bochete, sbagliato passaggio di ritorno di Tomà, qui deve allontanare la Samp. Si spiegano Bochete e Tomà. È stato probabilmente l'ultimo pallone toccato da vero Bochete, perché è pronta Grimshaw. Lascia il campo da quella parte, infatti, nostro numero 87. Entra ed è un cambio abbastanza canonico per Mr. Ganz, quello di Christy Grimshaw, numero 11, che andrà a rimpolpare il nostro attacco in questo finale di match. Poco più di un quarto d'ora alla fine. Samp 0, Milan 1. Vantaggio preziosissimo quello del arrivato con il colpo di testa di Adami. Rimessa in gioco. Giacinti difende palla, area di rigore della Samp. Prova a fare piede perno come si fa nel basket. Poi il cross deviato in calcio d'angolo. Palla che finisce nuovamente nella terra di nessuno, incastrata tra le reti a bordo campo. Ci pensa Fusetti a rifornire la compagna per un nuovo traversone della bandierina. Ce ne sono stati parecchi in questo secondo tempo, proprio da questa situazione. Lo dicevamo prima, è arrivato il gol di Adami, che infatti va sempre lì, sempre in zona primo palo, a disturbare la difesa del Doria. C'è Tucceri stavolta con il sinistro anche da quella parte. Va corta per Bergamaschi, che entra in area di rigore. Tross messo fuori dalla difesa della Sampdoria. Poi ancora Tucceri che recupera palla. Serve Fusetti indietro. Non c'è fretta. Andiamo da Giuliani, molto oltre la sua linea di porta, quasi da libero aggiunto. Buono il pallone in profondità per Giacinti. C'è un fallo, era arrivata anche una traversa. Porta stregata quella di Bab. Anche se a gioco fermo, la palla non era comunque entrata. Scade ora il 75esimo, 15 più recupero alla fine di questo Samp Milan, e Samp che può ripartire dalla sua area di rigore. Non ha praticamente mai lanciato lungo dalla sua linea difensiva, la Samp ha sempre deciso di giocare palla a terra. Lo fa anche ora con Seguir in mezzo al campo. A profondità per Ana Martinez. Attenzione che è velenosa, esce benissimo Laura stavolta, perfetta nell'uscita. Un solo vero errore per Laura Giuliani, ma ci stava costando molto caro. Fortunatamente l'ha aiutata Vale Bergamaschi. Gioca con i difensori, i tre difensori di quest'oggi in Milan, con Agar che imbuca per Adami, palla per Tomà. Bene lo sviluppo dell'azione sulla destra. Va Vale Berga, va Vale Berga, c'è Tomà che poteva ricevere in area di rigore. Era un'uscita addirittura in tre su Bergamaschi. Si era liberato lo spazio per Tomà. Non è riuscita però purtroppo Vale a servire la compagna. Chiama movimenti di Grimshaw, Mr. Ganz.
palla spedita in area dove controlla Adami, esce e va al cross invece Bergamaschi sul secondo palo. Giacinti rincorre il pallone, lo tiene per un attimo, poi gli scivola via sul pressing da dietro di Giordano. Un solo cambio per ora, anche questo abbastanza particolare, quando siamo nell'ultima parte, nell'ultima porzione di questo match. Samp che va lunga, stavolta con un rilancio letto bene da Codina. Stop perfetto di Adami. Palla rasoterra, Grimshaw si gira su se stessa. Serve Tucceri che può con il suo mancino disegnare calcio. Tomà impatta sul corpo di Auvinen e dunque ancora una rimessa, anzi un calcio d'angolo, così sembrava, invece è rimessa dal fondo. Mi sembrava che l'ultimo tocco fosse stato quello del numero 4 in maglia blu cerchiata, invece no. Allora c'è Bab che serve Pisani, ancora Samp con Giordano, porta avanti il pallone, squadra doriana. Rasoterra, ottimo l'intervento in anticipo di Codina, molto molto puntuale. Milan ha concesso pochissimo, ma in quelle poche occasioni la Samp è stata molto 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 pericolosa. D'altronde con la sfortuna in avanti di non segnare almeno due gol, visto quanto creato, ci sta anche un po' di fortuna dietro sugli errori degli attaccanti del Doria nelle due grandi occasioni create nel secondo tempo. Prova movimento a seguire, qui Seghirsi, era il numero 13 Seghir che è finita però fuori col pallone. Bergamaschi per Fusetti. Giuliani pressata da Martinez, ma sempre a disturbarla. Pallone in profondità, rimbalza in zona Giacinti. Attenzione che Auvinen è andato un po' in crisi sul pressing di Valentina. Infatti il Milan recupera bene con Fifi. Palla dentro, era intelligente il tentativo di velo da parte di Vale per Tomà. Cross di Adami, molto buono per Grimshaw che non ci arriva di testa. Anche in questo caso buona l'idea. Il traversone dell'autrice del gol dell'1-0 per la neoentrata, Christy Grimshaw, che però non è arrivata su questo pallone messo sul secondo palo. E infatti arrivano i complimenti dalla panchina di Mr. Ganz per Greta Adami, centrocampista classe 92, quindi anche abbastanza esperta dal punto di vista dell'età. Bell'acquisto per Milan femminile di questa stagione. Controlla Codina, poi buono lo scambio con Giuliani. Viene a prenderla Tucceri, però è ancora Codina in possesso palla. Gioca il Milan, che può far anche trascorrere i minuti, non ha necessità di strappare in questo momento per andare in avanti. Chiaro, bisogna rimanere più possibile nella metà campo della Samp per evitare i rischi già corsi in precedenza. E infatti la Samp ruba palla. Ora attenzione all'imbucata centrale, benissimo Codina, ottima la partita del nostro numero 5. Ha cercato Giacinti senza raggiungerla. Noi siamo all'ottantesimo, 10 più recupero alla fine. Qui sbaglia la Samp, va Vale a disturbare. Anche Tucceri molto brava nel strappare il possesso, e così bisogna lottare su ogni pallone. È giusto lo spirito, la mentalità di questo Milan. Al di là della partita, al di là del punteggio, al di là del parziale, bisogna sempre lottare su tutti i palloni per tenere gli avversari lontani dalla nostra porta. Grimshaw, buono movimento. Si libera sulla destra Valeberga, che però non viene raggiunto dal pallone. Servito ora in zona centrale. Agar per Fusetti, poi ancora la Samp a sporcare il disimpegno del Milan. Subentra Rincon che prova un numero, non le riesce. Ora momenti concitati di match, qui c'è il fallo, la scivolata di Adami che sembrava buono, invece è addirittura giallo. Probabilmente ha colpito l'avversario con il piede di richiamo, il destro era andato sul pallone. Non mi sembrava assolutamente ammonizione questa. Vedete che tocca chiaramente il pallone, se vuoi fischiare il fallo puoi fischiarlo, ma mai e poi mai giallo questo. Cambia anche per la Samp in questo momento. Esce proprio Rincon, che lascia spazio al numero 30, Battelani.
inquadrata in questo momento, esce anche. Entrata numero 11, Elmvall. Dovrebbe essere uscita Anna Martinez. Con la quale la bionda nuova entrata, numero 11. Samp che avanza sulla fascia sinistra. C'è Novellino che ha salvato un gol fatto di Giuliani, di Vale Giacinti nel primo tempo. Secondo tempo si è vista pochissimo l'esterno sinistro della Samp. Poi Fallico che contende il pallone dell'avversario, e c'è anche Grimshaw. Ancora al numero 40 in maglia Doria. Poi sbaglia tutto la Samp, meglio per noi. Prendiamo fiato, respiriamo in un finale che sarà sicuramente acceso. Perché la Samp tenterà fino all'ultimo di metterci in difficoltà. Bisogna reagire con le nostre armi, con la nostra convinzione, con la nostra personalità anche, visto che Milan comincia ad essere una squadra che può reggere questo tipo di pressioni e vuole andare alla caccia di pressioni ben più importanti, quelle che porta alla Champions. Giuliani esce dalla sua area di rigore e rinvia con il destro. Poi ancora la palla spedita in avanti per Tomà, che non può arrivarci. Fallico stoppa e va al rinvio con il destro. Agard a sua volta la rimette in avanti per Grimshaw, che non la fa uscire. Buona la giocata di Cristi. Poi il fallo con una mano. Secondo l'arbitro, l'intervento di Giacinti. E Samp che riparte dalla sua linea difensiva, segnala l'attentissima Lucia Pirola. In coordinamento Elmvall, ex Pink Bari, che è una delle squadre retrocesse quest'anno in Serie B. Lei comunque ha mantenuto la Serie A nella nuova squadra, nuova a tutti gli effetti, della società di Ferrero. Qui Vale ruba palla a Giacinti e per poco non riusciva ad incunearsi in mezzo a due avversari. Hanno rischiato parecchio, lasciando il nostro squalo dell'area di rigore. Una palla interessante. Milan ancora a 6 minuti dalla fine, dunque stringiamo i denti ragazzi, andiamo così, andiamo avanti fino al fischio finale con il rinvio di Giuliani per Bergamaschi. Siamo in vantaggio per 1-0 sul campo della Samp. Giacinti va a contendere il pallone all'avversaria, glielo strappa benissimo Vale, poi aspetta Tomà che si fa vedere, preferisce andare sul fondo Vale per andare con il cross verso Tomà, era buono. Poi Fifi in area di rigore, Grimshaw protegge il pallone, ancora il nostro numero 15. Limite con Tucceri, il gioco del Milan rasoterra, bene Adami, brave le ragazze di Ganza a tenere questo pallone. Cambio gioco per Fifi che la tiene a sua volta, poi va con il destro direttamente verso Bab, esce poi Tomà, la palla resta comunque pericolosamente in area Samp per diversi istanti, la allontana il centrocampo blu cerchiato, ma è ancora Milan con Valeberga. Grimshaw protegge il pallone, serve Fusetti che si porta in avanti, numero 6 maglia bianca. Poi Grimshaw che va in pressing, esce la Samp solo per un attimo, Adami può rinviare dove non c'è nessuno, arriva di gran carriera Bab che però deve rientrare in area di rigore per giocarla con le mani e dar via agli ultimi 5 minuti di gioco al campo Garrone di Bogliasco. Colpo di testa in mezzo al campo per la Samp che cerca di tenerla con Re. Fa abbastanza fatica ora la squadra di Cincotta a tenere il pallone. Agar la mette in rimessa con le mani. Zona offensiva, ancora un'interruzione dalle due panchine, vediamo di chi si tratta. Ora è Longo che entra per noi al posto di Tomà. Finisce la partita dell'ex attaccante della Roma. Entra il numero 23 Longo per questi minuti finali di match. Secondo cambio dopo l'uscita di Vero Bochete per Grimshaw. Dunque due cambi per parte finora.
allontana Tucceri per il primo scatto della partita di Longo. Miriam è andata a disturbare la difesa della Samp nel rinvio. Rimessa in gioco, pressing del Milan con Fifi. Allontana Codina, può lanciarsi. Lo fa solo per un attimo Longo, che ha voglia di andare in profondità, voglia di andare a cercare di segnare anche lei. Un gol in questa partita che ha vissuto di grandissimi brividi, di tante occasioni, ma di un solo gol per ora. Quello decisivo di Adami sugli sviluppi di calcio d'angolo ad inizio secondo tempo. Tucceri rivendica la rimessa in gioco, che infatti è del Milan. Con le mani per colpo di testa di Giacinti. Palla rimane per aria, cerca di metterla giù Adami, che però la lascia alla Samp. Allora attenzione a Fallico. Buona l'intuizione di Tucceri, che va a disturbare l'avversaria. Se ne va però, attenzione, la neo entrata numero 11. Bravissima Codina, che poi deve concedere il calcio d'angolo. Era in particolare Elmvall, citata in precedenza, ex Pink Bari, che era andata via molto bene. L'ottima chiusura di Codina, che però è finita con un calcio d'angolo concesso agli avversari. Tutta in avanti la Samp. Seguir con il suo mancino può andare verso il centro dell'area di rigore. Parte il cross, Giuliani esce bene con i due pugni, allontana il pallone, c'è Re che lo raccoglie al limite dell'area, poi Vale Berga glielo tocca in rimessa laterale. Samp che controlla ancora limite, attenzione a allontanare da lì, ragazze. Si rimane con il tiro che non impensierisce. Laura, era partito, o meglio mi era sembrato potesse partire meglio questo destro della numero 33, Deborah Novellino, piede non preferito, lei che gioca esterna di sinistra, data a concludere con il destro e la palla è scivolata fuori. L'invio di Laura Giuliani, telecamera che si attarda su di lei facendoci perdere il resto dell'azione. Si è accorto probabilmente il regista che c'è un piccolo problema fisico per Laura, che scuoteva la testa, speriamo non si tratti di nulla di che. Intanto rimessa in gioco con le mani per il Milan, si entra nell'ultimo minuto di gioco, 90esimo in corso, Milan in vantaggio e che vuole tenere il punteggio di 1-0 a Genova contro la Samp. Strappa palla Linda, tra le migliori in campo, Tucceri Cimini. Va per Giacinti che si allunga, c'è vicino a lei Longo, ancora Giacinti ha la forza di sprintare, il cross verso Longo, la palla scivola sul secondo palo, peccato, era una buona opportunità in ripartenza. Auvinen fa ripartire il Doria e poi bravissima Fifi, brava Fifi davvero, ha un ruolo simile a quello che ha Chessy nel Milan dei ragazzi, ovvero donna ovunque. Giocatrice totale, da parte a parte, box to box, si vede fuori dalla nostra area di rigore e poi al limite dell'area avversaria. Qui era andata a contendere il pallone e a tenerlo nella metà campo del Doria. Scade il 90esimo, vediamo quanti saranno i minuti di recupero. Controlla per un attimo Codina, poi finisce fuori con il pallone. In attesa della segnalazione siamo già entrati nell'extra time, ancora 4 come nel primo tempo. Il rinvio del Milan per Giacinti, che desiste però dal rincorrere questo pallone, che finisce fuori. Chiama Mister Ganz la salita del Milan per non rimanere troppo schiacciati indietro. Selena Bab va a raso terra, dove arriva ancora Fifi, guardate. Grandissima condizione anche per Fifi. Ancora Helmval che controlla. Cincotta si sgola in panchina per chiamare il movimento delle sue ragazze, delle ragazze della Samp, che ora attaccano con un cross respinto bene da Grimshaw, anche lei brava nel disturbare l'avversaria. Primo minuto già volato via, ne mancano 3 alla fine di questa partita che continua a essere palpitante. Allontana il Milan, zona Giacinti, lo stop a seguire che non riesce,
Vicino a lei c'è sempre Miriam Longo ora. Ha fatto tanto movimento, ancora non ha praticamente toccato palla. Prova ora a contenderla all'avversaria. Ce la fa, molto bene. Ancora il pressing del Milan con Tucceri. Ruba palla alla Samp, attenzione alla palla che arriva in area di rigore. Grande intervento di Fusetti, quasi con il tacco a mettere in calcio d'angolo. E allora tutta la Samp in avanti. Ondata blu cerchiata nell'area di rigore del Milan. Sempre Seguir sul pallone con il suo mancino. Secondo minuto di recupero in corso. Samp che attacca. Arriva il traversone alto sul secondo palo, colpo di testa, la palla che rimane lì, brivido per il Milan, poi tentativo di sforbiciata e c'è Giuliani che può bloccare palla, subisce anche fallo, ma ancora una volta difesa del Milan che è andata un po' in crisi su questo traversone, palla buttata in mezzo, la respinta molto bene Codina in un primo momento, poi l'uscita di Laura ostacolata da Ovinen. Addirittura tre replay per questa azione. E Milan che può tirare un sospiro di sollievo e può ripartire, un minuto e mezzo alla fine. Il rinvio di Laura Giuliani a cercare direttamente Longo, la più fresca. Ancora Milan con Adami, una brutta botta al volto per l'avversaria. Ha preso praticamente tutto, ha preso volto, costato e gamba. Body check per Adami con Novellino che infatti si rialza molto dolorante. Scontro è stato molto duro tra le due, lo rivedete anche da questo replay, e Samp che ha l'occasione all'ultimo minuto di recupero, 94esimo, per andare in avanti. Milan che però cerca comunque di rubare palla lì. Bab allarga il gioco proprio per Novellino. Ultimi secondi di una partita, Milan vuole condurre in porto. Traversone lungo, esce Fusetti senza fallo, ancora Milan recupera, anzi difende palla Adami sul tentativo di pressing di una delle nuove entrate, la numero 30, Battelani. Vale Berga chiama Miri Longo, che infatti tiene il pallone per un attimo, poi ancora Adami. Grande partita del numero 8 del Milan, qui la palla è buona per Giacinti, non c'è fuorigioco. Allora deve rimanere lì, infatti Ganzi gli dice tienila, tienila vicino alla bandierina, ma ormai è finita la partita, è finita. Qui subisce anche un brutto fallo Giacinti, evitabile visto che la partita praticamente è finita, anzi senza praticamente. Triplice fischio dell'arbitro sul fallo subito da Vale Giacinti all'ultimo minuto di gioco. La cosa importante, vero aspetto da sottolineare, che il Milan esce con tre punti, con una vittoria significativa dal campo di Bogliasco, il debutto casalingo per una Samp che si arrende al Milan e dunque decisivo il gol all'inizio secondo tempo di Adami, l'abbraccio anche tra i due allenatori, il primo piano doveroso per Mister Ganz, il gol di Adami che ci dà i secondi tre punti, quindi sei ora, punteggio pieno per il momento per il Milan in classifica in questo campionato di Serie A femminile. Da parte mia è tutto, un saluto, un abbraccio e sempre forza vecchio cuore rossonero.